tutti ragazzi e benvenuti su Itinerari di Pesca. Sì, qui con noi oggi Bocce, siamo al nostro primo tutorial di gameplay. Ciao. Partiamo con Fishing Planet, un gioco free to play che trovate sulla piattaforma Steam, completamente gratuito. Ci sono ovviamente dei pacchetti aggiuntivi se li volete comprare, che vi forniscono materiale, monete e via dicendo, che adesso vi spieghiamo. Come vedete, la mappa tratta il Nord America. I tipi di pesci però sono veramente tanti e riguardano anche specie che abbiamo da noi in Europa. Allora, iniziamo così. Vi facciamo vedere, prima di tutto, lo shop. Yeah! Allora, all'interno dello shop, patite di pesca, a voi piacerà tantissimo, trovate un botto di roba. E con un botto di roba intendo un botto di roba. Partiamo dai mulinelli. Sì. Allora, i mulinelli si dividono in due categorie. Ci sono quelli a bobina fissa e quelli a bobina rotante. I tipi di pesca che potrete fare su questo gioco sono due: galleggiante, floating e spinning. Ovviamente, e voi lo sapete meglio di me, esistono mulinelli da spinning sia a bobina fissa che a bobina rotante, mentre difficilmente pescherete col galleggiante con un bobina rotante. Il bello di questo gioco è che il mulinello, come nella vita vera, che figata, porta non solo una quantità di recupero che vedete qua su recovery, ma anche la capacità in metri del monofilo che monterete. C'è anche un'indicazione che indica proprio la frizione tarata al massimo, quindi quanta forza può il mulinello fare con la frizione tirata. Detto questo, quelle a bobina rotante ovviamente avranno una maggior forza di recupero, la frizione sarà un pochino più tirata, e la cosa fichissima, sapete qual è? Che hanno tutti un bel modello 3D, un modello 3D veramente fatto bene. Vedete la frizione a stella, vedete il blocco, il tasto del blocco dello scarico. Stessa cosa per i mulinelli a bobina fissa, esempio 3D, eccolo qua. Bello questo, questo è fico, addirittura doppia frizione, cioè ragazzi, fantastico. Detto questo, passiamo alle canne. Le canne si dividono in tre categorie: bite casting per i mulinelli a bobina rotante, spinning e galleggiante, che si divide a sua volta in tele, quindi tele sì, vabbè, ciao, telescopiche. Sì, lo so, è una fretta. E le telescopiche, le match, che invece sono quelle a settori, a segmenti, quelle che piacciono a noi. Detto questo, andiamo avanti. Fili, tre tipologie: monofili, braid, che è attrecciato, e fluorocarbon. Ovviamente la differenza tra i tre fili sta nella tenuta, nella visibilità da parte del pesce, e basta, perché questi sono i parametri. Certo è che il braid, quindi il trecciato, avrà una tenuta molto maggiore rispetto al monofilo e al fluorocarbon. Il fluorocarbon sarà il meno visibile e il monofilo sarà una buona via di mezzo tra portata e visibilità. Anche qui trovate fili dallo 0,10 allo 0,50, vari tipi. E andiamo ancora avanti, troviamo... Ok, l'attrezzatura base. Quindi troviamo la NASA, troviamo il giacchettino, il nostro gilet. Troviamo il fish cell, non è altro... Il fish cell, che non è altro che un portapesce, che invece di... molto americana sta cosa. Invece di inserire nella NASA, andremo ad incastrare sul moschettone. Ovviamente sapete tutti che IDP si batte per la causa catch and release. Questo è un gioco, ragazzi, quindi prendetelo per quello che è. In questo caso, portare a casa pesce vi farà guadagnare cash, quindi che vi servirà poi per andare avanti, ok? Detto questo, gilet e borse invece vi servono per tenere l'attrezzatura. A seconda del gilet che prendete avrete più o meno spazi, e ovviamente all'aumentare del livello potrete portare più roba. Bocce, parlaci dei portacanne. Portacanne, allora, ovviamente i primi livelli sono portacanne piccoli, per esempio questo Hobby Gear di livello 3 può contenere fino a due canne, insomma, vabbè, portacanne, portano le canne e in base al vostro livello ovviamente ci sarà un portacanne di conseguenza, quindi per esempio questo da 4, io ne ho uno da 5, esistono un po' di tutti i tipi. Eccellente. Andiamo avanti, ultimissima cosa, sempre dell'attrezzatura generale, vi dico che
In questo caso alcune attrezzature, quelle migliori per il vostro livello, le comprate con le BCL. Vedete la differenza tra dollarini e monetine. Le monetine sono quelle che il gioco vi rilascia o con le DCM o comprandole a parte nel Premium Shop, oppure con gli achievement, oppure con i pesci. Con i pesci unique, esatto, con i pesci unique non ve lo pagheranno in dollarini, ma ve lo pagheranno in monetine. Detto questo, andiamo avanti. Attrezzatura generale, andiamo su galleggianti, ami e via dicendo. Galleggianti, bellissimo ragazzi, trovate vari tipi di galleggianti, in base a questo trovate la dimensione ovviamente e la massima tenuta. Ok, il discorso massima tenuta è veramente relativo, ovvio è un galleggiante come lo Sport Float che è max floating weight extra low, non potrete mai innescare, che ne so, un gambero ovviamente, ma dovrete innescare un bigattino o un lombrico. Mentre extra height, ad esempio le Pear Shaped, ci potrete innescare tranquillamente esche vive, pesci enormi e via dicendo. Trovate anche quelli per la pesca in notturna, cosa che nel gioco funziona molto molto bene, più e meno sensibili. Andiamo avanti, vediamo gli ami. Gli ami esistono di... su questo gioco ci sono di vari tipi, si parte dalla misura 10 e si arriva alla misura 10-0. Ovviamente il tipo di amo va scelto in base all'esca. Facile. Detto questo, andiamo avanti. Esche, questa è una ficata. Oh, hanno aggiunto un'altra esca e non mi racconto. Drunken Water. Esatto, il verme ubriaco. Fico, l'hanno aggiunto tipo oggi. Allora, troviamo il pane, i lombrichi, altri lombrichi, le cavallette, i grilli, il formaggio. Un mare di roba, ragazzi. Un mare di esche. Ogni esca ha una sua peculiarità. I bigattini, ragazzi. I bigattini, tanta roba. Ogni esca ha una sua peculiarità, ha un certo tipo di adescabilità. Adescanza è una cosa che ho detto anche su... Questo è stato un lapsus del cazzo sul video delle camole. Che ho cliccato sulle camole, è venuto fuori uno schifo. Allora, di adescabilità a seconda del pesce che trovate poi scritto qui. Vedete, target fish, crappy, bluegill, pumpkin, seed, renhear, sunfish and common. Shiner e truth. Common shiner, era tutto un pezzo. Detto questo, andiamo avanti, ancora, trovate anche le esche vive. Un bellissimo large minnow, che non è altro che un cavedano usato come esca. Large cut bite sono i pezzi di pesce, in questo caso i pesci grossi. Vedete la testa di un maledetto serra. E ci siamo. Detto questo, viene il bello. Esche da spinning. Bocciate gli spoon. Allora, gli spoon. Aspetta che non li trovo. Ok. L'ho incastrato, ragazzi, non ci fate caso. Allora, gli spoon esistono di vari tipi. Per esempio, slope, casting, spinner e narrow. Diciamo che ai primi livelli quelli più importanti sono i casting, in quanto li potete usare per prendere dei bei pesci quali bass, lucci e quant'altro. Però più avanti sbloccherete anche quelli per la pesca notturna, eccetera eccetera, esche sempre più particolari che vi faranno portare a casa pesci più interessanti. Vorrei porre alla vostra attenzione un fatto. Nel gioco ci sono vari tipi di recupero. Il gioco riconosce vari stili di recupero nello spinning. Troviamo lo stride slow, lo stride, lo stop and go, il flipping, il... com'era l'altro? Twitching. E nel caso di esche a galla trovate anche il popping e lo swish. Che non si chiama così, ma si chiama... È il walking, esatto, lo chiama walking. Ovvio è che a seconda dell'esca che utilizzerete, la stessa avrà una fisica diversa. Ad esempio, utilizzando un casting spoon e recuperando la velocità 2, sarete già in stride, mentre ad esempio un arrow spoon sarete ancora in stride slow. Quindi la fisica dell'esca, come nuota l'esca e soprattutto... il tipo di attrezzatura che utilizzate sopra, quindi anche il mulinello che velocità di recupero ha e la canna che tipologia di azione ha, nel gioco conta, ok? Andiamo avanti, dopo gli spoon troviamo... ce ne sono un botto, ragazzi, ci sono le teste piombate,
sia con artiglione che senza. Trovate i, scusate, Togu, trovate gli worm, trovate i grab, trovate gli shad, i tube, ne trovate un botto, ragazzi, un botto, un sacco di colori, sono veramente tantissime e vi assicuro che ogni colore avrà un funzionamento diverso in relazione alle condizioni meteo e soprattutto allo alle condizioni meteo, alle condizioni del tempo durante la giornata, quindi mattina, pomeriggio o sera, e soprattutto avrà una condizione diversa man mano che crescete col livello. Cercate di stare aggiornati anche per quei pochi grammi, perché cambiano la dimensione della cattura. E Bocce su questo è un mostro, ve lo garantisco. I crankbite, un sacco, si dividono per profondità massima raggiungibile dal crank, quindi troverete gli sciallo, i medium e gli... Mi troverete gli sciallo, i medium e i deep. Poi ci sono i top water... sì, top water. Bocce, stasera non c'è più. Ci sono i top water... top water, magari. Trovate gli worker e i popper. E trovate anche bellissime ranocchiette che si possono pescare anche di notte, funzionano molto bene. Poi ci sono, vabbè, gli spoon, li abbiamo guardato. Gli spoon li trovate anche barbless e trovate anche i nano, che sono quelli per esempio il trout area. Ci sono, le trovate, SNP, si pescano. Seguono gli spinner, i cucchiaini. Fantastico. E anche questi senza briglione. E poi trovate gli spinner bait, quelli da bass, da luci, funzionano veramente molto bene. Detto questo, non è finita, trovate anche i kayak. Sì, hanno implementato da poco anche i kayak, da poco, da un po'. I kayak vi permettono in certi spot di girarlo molto più a fondo e di arrivare in alcuni punti che altrimenti soltanto camminando il gioco non vi permette di raggiungere. Sinceramente io l'ho preso, ma per ora il gioco non vale la candela, nel senso che comunque le più belle catture continuiamo a farle da terra, giusto Bocci? Esatto. Non ho mai preso niente di che. Hanno aggiunto anche altre cosine. Ah, le licenze. È un gioco molto fiscale sulle licenze. Qui i controlli ci sono. Ogni spot che andrete a visitare, tranne il primo, credo. Sì. Ha una licenza. Anzi, ha due tipi di licenze. Ha la licenza normale e ha la licenza premium. No, advanced. L'advanced vi permette di tenere e catturare praticamente tutti i pesci che pescate, mentre le licenze normali no, semplicemente la basic, esempio in Oregon, non vi permette di prendere le red band trout, né trophy né unique, le brown trout, né trophy né unique, le rainbow, né trophy né unique. Giusto per darvi un'idea, in pratica più spendete una licenza, più tipologie e più pesci potrete poi portare a casa. È un po' come un lago a pago, insomma, né più né meno. Ultima cosa l'hanno aggiunto, e penso l'altro ieri, questa è una ficata. Avrete un inventario a casa e un inventario sul personaggio. L'inventario a casa ha un certo numero di posti a disposizione, in questo caso al mio livello sono, non me lo dice ma è un botto, sono 433, avete massimo 433 posti, mentre il backpack dipende da che pezzi avete addosso, quindi il jacket, la borsa e via dicendo. Anche i portacanne in realtà possono contenere dei mulinelli oltre che le canne, quindi canna, mulinello più altri mulinelli. Detto questo, torniamo allo shop, troviamo anche i marker, perché hanno implementato un'altra cosa fichissima che ve la faremo vedere dopo, che vi permettono di marcare il punto sul lago. Ok, detto questo, hanno anche implementato un'altra cosa, che è quella dei set. In pratica, i template potete prendere e presettare un set di canna, esca, mulinello, filo, galleggiante, quello che serve, dargli un nome e equiparlo al volo senza stare lì a girare l'home e ricaricare tutte le cose. Detto questo, via, andiamo, partiamo dal livello 1, andiamo al Lone Star. Ci sono vari tipi di pesce, varie specie di pesce. Iniziamo con questo, è il primo lago, ragazzi, guardate già quanti cacchio di pesci ci sono in questo lago. Troviamo gli shiner, troviamo i bluegill, che sono i persi... Allora, shiner è la scardola, bluegill è una razza particolare di persico sole. Channel catfish, il pesce preferito dal Bocce. Mamma mia. Il golden shiner, che è la scardola dorata. Il grass pickerel, che è una razza di lucio piccolina. Il green sunfish, un altro persico sole un po' più vorace dell'altro. Il red ear sunfish,
che assomiglia molto al nostro di Persico Sole, ma non è il nostro. Lo Smallmouth Buffalo, che è una specie di ciprinide, sinceramente da noi non esiste, non c'è. Assomiglia un po' alla carpa, ma ha la bocca molto molto piccola e sulla parte inferiore. Lo Spotted Bass, beh, lo Spotted Bass è un parente stretto dell'Agermouth, del nostro Bass, ha una colorazione un pochino più chiara e la bocca fatta in maniera un po' diversa. È sempre un Micropterus, comunque assomiglia molto. Il White Crab invece è il persico sole per eccellenza. Di tutti questi pesci trovate un campione 3D e lo vedete semplicemente cliccando qua. Guardate che bello questo pesce. E questa è la skin esatta che troverete anche nel gioco. I pesci sono fatti veramente veramente bene. Vi faccio vedere il green sunfish perché è meraviglioso. Guardate che roba, è fantastico. E Bocce, che altro diciamo sui pesci? Sui pesci, beh, se cliccate su ogni specie vi dà tutti i dati, sia informativi che per le esche preferite e anche quelle a spinning, quindi potete anche vedere se un pesce si può prendere a spinning o no. Ricordatevi che baits sono le esche naturali, lures sono tutte le esche artificiali. Che utilizzavano lo spinning. Perfetto, grande Bocce. Vediamo anche l'indicatore del tempo. Allora, vedete tutti i 5 giorni a seguire da quello che giocherete voi. Vi ricordo che la licenza che andate a comprare quei dollarini non dura un giorno di gioco, ma dura un giorno vero, quindi 24 ore. Se voi spendete, esempio, 500 dollarini per comprare una licenza, vi permetterà di fare più giornate di pesca. Cioè, Bocce. Allora, al termine di ogni giornata di pesca potete decidere se tornare a casa o estendere ulteriormente la vostra sessione, e alla fine di ogni giornata potete scaricare l'ammontare di pesce che avete accumulato durante il giorno. Quindi praticamente vi ritrovate in un secondo giorno ma con il retino svuotato, quindi potete nuovamente ripescare quanto volete. Tenete conto che la giornata di pesca sul gioco va dalle 5 di mattina alle 5 di mattina del giorno dopo. E a seconda del meteo vedete un'attività diversa. Esempio, giorno di sole pieno, vedete che il miglior momento per pescare durante la giornata va tra le 11.30 e le 17.30. Durante la notte, ad esempio, dalle 21 alle 22 e un picco altissimo dopo le 3. Cambia ovviamente nuvoloso o pioggia. Detto questo, io direi che ci siamo e andiamo. Andiamo.